Quindi cerco di inserirmi in questo tema dell'anno della fede, però appunto riferendomi principalmente a Monfort. Monfort, i suoi scritti e prima però un momento della sua esperienza personale, perché ecco, uomo di fede, si dice nella lettera agli ebrei, quando si fa la storia della salvezza, l'autore dice per fede Abramo uscì dalla sua terra, per fede Isacco, Giacobbe, per fede Mosè, per fede gli apostoli, i profeti. E quando Monfort, nell'amore della sapienza, recupera questo testo, perché c'è recuperato l'amore della sapienza, anche poi lui aggiunge per fede i santi nella storia della Chiesa hanno vissuto quello che hanno vissuto. E allora anche noi dobbiamo cominciare da qui, Monfort per fede. Che cosa ha fatto per fede? Poi cosa ha scritto, cosa ha insegnato? Ma penso che almeno vorrei richiamare brevemente alcune scelte fondamentali della sua vita. Proposto dalla biografia di Monfort, bisognerebbe veramente recuperare un po' tutta la personalità di Monfort, perché a volte si manda in giro i soliti cliché, le solite fotografie di Monfort duro, di Monfort scontroso, asociale, che ha avuto difficoltà con tutti, quindi sì, sarà stato perseguitato, però poi diciamo forse qualche ragione c'era per perseguitarlo. Bisognerebbe recuperare veramente la sua personalità, la sua psicologia anche. Perché anche oggi, quando si recupera qualche elemento della vita di Monfort, io vedo quello che va in giro, a volte si va a pescare solo quello che fa comodo a noi, far capire questo momento. Ma Monfort bisognerebbe recuperarlo nel suo insieme. E siccome io ho qui tanti libri di cui fare pubblicità, vorrei ricordare che Blaine, il suo amico Blaine, c'è questo libro che lo trovate anche qua sopra. Il suo amico Glenn, che era il suo compagno di scuola, che è diventato sacerdote come lui, però aveva fatto poi una scelta non di missionario itinerante come Monfort, all'apostolica, ma era rimasto canonico, un santo uomo, che fece anche opere di carità nella diocesi dove si trovava, quindi una santa persona. Lui, dopo la morte di Monfort, ha scritto queste memorie, cosa lui ricordava del suo compagno di scuola, del suo amico. Io vi dico che se leggete questo non è proprio una biografia, però sono dei ricordi dell'amico che vanno a colmare delle lacune che noi così abbiamo, sentiamo parlare di Monfort solo in un certo modo. Questa è una fonte per conoscere Monfort più concretamente. Scusate, io non faccio pubblicità commerciale, però vi dico ci sono queste cose e bisogna allargare anche le conoscenze su Monfort. Semplicemente, proprio uomo di fede, io ricordo alcune scelte che Monfort ha fatto nella sua vita. Per arrivare a dire anche noi, uomo o donna di fede, per chiederci nella mia vita, è per fede che io ho fatto questa scelta, le scelte importanti di quella della nostra vita, non so, la famiglia, matrimonio, lo stato di vita, il lavoro, il tipo di lavoro, il tipo di interessi che abbiamo, i problemi che incontriamo. C'è cioè chiederci, è per fede che facciamo, che abbiamo fatto queste scelte? Non per farci venire i sensi di colpa, qualora non l'avessimo fatto, ma per mostrarci il futuro, per diventare uomini e donne di fede. Volevo solo ripassare alcune tappe. Voi sapete che Monfort, la sua famiglia, era di una famiglia credente, suo padre era una specie di avvocato, diremmo noi oggi, ma la professione allora era un po' diversa, era uno non nobile, ma era uno di famiglia abbastanza borghese, che aspirava, pur essendo un credente, aspirava a migliorare la sua situazione anche sociale, non solo economicamente, ma anche il nome, farsi un nome. E Monfort fa una scelta per sé un po' diversa da quella di suo padre. Cioè, per fede, Monfort sceglie di dedicare la sua vita unicamente a Dio, non preoccupato della posizione sociale, non preoccupato dell'etichetta da
da portare in società, ma preoccupato unicamente della sua vita interiore davanti a Dio. Da ragazzo Montfort viene a frequentare le scuole dei gesuiti, collegio, non era proprio un collegio dove si stava la notte, si andava e veniva, si andava, erano centinaia, qualche volta anche arrivavano a 3.000 alunni in quel collegio. E Montfort, tra queste centinaia di persone, lui fa il suo cammino, studente come tutti, però approfondisce la dimensione spirituale, cioè fa una scelta anche controcorrente. Tanto qui la biografia, le biografie ci raccontano che a volte veniva un po', non preso in giro, ma veniva visto come un po' originale, perché di fronte a situazioni che lui coglieva, aveva il coraggio di intervenire, di esporsi, cioè non nascondeva che la sua scelta non era quella di seguire la corrente perché così fanno tutti, ma era quella di seguire un suo cammino. E piano piano, già in quei 7-8 anni che vive dai gesuiti, matura la sua impostazione di vita di fede e si conclude questo periodo del collegio dai gesuiti con la decisione di farsi sacerdote. E quindi capite che c'è tutto un cammino. Prima approfondisce la sua formazione spirituale da ragazzo, come abbiamo avuto tutti noi, la formazione ricevuta in famiglia, però poi prende in mano la sua vita e vuole approfondire lui personalmente. I gesuiti avevano l'uso, i più zelanti, quelli più devoti, li iscrivevano alla Congregazione Mariana, che era un'associazione interna al collegio, e proponevano delle preghiere, delle pratiche di pietà più accentuate per quelli che erano più generosi. Montfort fa parte, quindi continua il suo cammino. Finisce con questo periodo con la decisione di volersi fare sacerdote. Poi va a Parigi, il seminario di Parigi, dove c'era un famoso seminario, nel senso il PIS, che era non solo un seminario, un po' diversi seminari per diverse categorie. Chi poteva pagare la retta più alta veniva sistemato meglio, e chi invece era più povero si accontentava di meno, c'erano diverse possibilità. Anche la era un'enorme struttura, però i formatori avevano la fama di essere sante persone, sante persone. E lui desidera andare a Parigi in quel seminario per diventare sacerdote, perché dice che era una terra di santi dove si formano altri santi. I santi erano i formatori che formavano altri santi. Cioè non vuole andare a Parigi perché era il famoso seminario, non vuole andare a Parigi per diventare professore all'università alla Sorbona, vuole andare a Parigi perché c'erano dei santi che volevano formare altri santi. È importante. Poi in questi anni, io dico così, dei piccoli flash per far venire in mente, poi leggete le biografie, tutte sottolineano questi aspetti. Poi durante gli anni della teologia lo stesso si impegnava, era conosciuto proprio sia per una certa vita austera, di penitenza, che lui liberamente sceglieva. Lui era austero con sé anche dopo per la penitenza, ma non le imponeva agli altri, lasciava liberi, anzi era molto comprensivo verso le persone che erano in cammino spirituale, però per sé aveva questa specie di radicalità evangelica che metteva in pratica. Certo, un po' anche secondo la mentalità del tempo, certi gesti noi oggi non li condivideremmo facilmente, però per lui era il cammino della santità, il cammino spirituale. Voleva sperimentare questo, e già abbiamo durante il seminario delle esperienze che possiamo dire mistiche, di contemplazione pura. Quando sul finire degli anni del seminario c'era la tradizione che due seminaristi, a nome di tutti, venivano mandati in pellegrinaggio alla cattedrale di Chartres, che era dedicata alla Madonna, nella cripta mariana. Lui va con un altro suo compagno, e questo suo compagno racconta che oltre alla preghiera, il pellegrinaggio a piedi naturalmente, e quando arrivò rimase per tutta la giornata inginocchiato davanti all'immagine della Madonna, insomma in contemplazione, senza muoversi. E poi bisognava andare a mangiare perché bisognava, appena finito continuò la sua adorazione
in ginocchio c'è qualcosa che non è proprio del tutto naturale, ma c'è qualcosa di contemplativo che non arriva all'improvviso, viene maturato gradualmente. Seminario, poi si dice, quando celebra la prima messa, e quelli che hanno assistito dicono che aveva celebrato come un angelo all'altare, e gli altri compagni, qualcuno diceva sì, però è normale che il giorno della prima messa uno sia rapito quasi in estasi, ma un altro aggiunse proprio l'amico Black, ma qui è diverso, questo è qualcosa di più. Poi, tanto per continuare qualche tappa nella sua vita di sacerdote, vorrei sottolineare questo, che lui decise già in seminario di non, dicevo, di non diventare il studiato teologia, frequentava la Sorbona, che allora era un'università di grande nome a Parigi, e c'erano quelli che aspiravano a fare carriera, o a diventare canonici, monsignori, eccetera, o a insegnare teologia, professore di teologia. Montfort fa la scelta di essere missionario per il popolo. E questo è molto importante, perché per il popolo vuol dire andare alla gente semplice, imparare a parlare in modo semplice ma efficace, non superficiale, in modo profondo ma semplice, usando le immagini, usando i paragoni. Infatti poi negli scritti suoi noi troviamo dei modelli di questo linguaggio semplice ma profondo, quando dice per esempio che Maria è lo stampo di Dio, è un paragone, un'immagine. Spesso dice, ecco, quando è quello scultore che lavora la statua con lo scalpello e il martello, ci mette molto tempo, e invece lo stampo ti riporta a realizzare. Sono immagini che lui ha ricavato dalla sua esperienza. E è diventato veramente un parlatore, diremmo noi, non uno che incanta a sentirlo parlare, ma uno che toccava il cuore, uno che, perché parlava dal cuore e toccava il cuore. Dice sempre Branagh, come lui predicava, come costruiva le sue prediche per comunicare. Quindi è la fede che ha pilotato sempre la sua esistenza, missionario per il popolo. La sua forma poi di missione, aveva tentato nei primi anni di stare nell'ospizio con i poveri, con i malati, aveva cercato di a Poitiers di fare la riforma anche l'ospizio, era tra un ospedale e il ricovero nei barboni, insomma, no? Dei poveri, no? Così che non potevano girare per le strade, c'erano le leggi di Luigi XIV che imponevano la mendicità, era permessa a volte di giorno, ma alla notte e alla sera dovevano essere rinchiusi, quindi erano degli ospizi che corrispondevano un po' a una raccolta di gente povera, di gente anche malata. In un primo dei primi anni aveva tentato, aveva pensato che fosse la strada giusta per lui, e nello stesso tempo però faceva le missioni alla gente. Quando andò a Roma dal Papa, era per confermarsi nella sua scelta di missione. Però quello che guidava sempre lui era sempre Dio solo, quello che ha la maggior gloria di Dio, questa era la sua preoccupazione. E quando incontra alla fine, che c'è un bellissimo resoconto qui dell'amico di Montfort, quando lui lo incontra l'anno prima di morire, il suo amico lo trova sciupato, lo trova veramente dimagrito e un po' lo critica e dice, ma perché fai questa vita? Non vedi che fai criticare, ci sono contro di te, dicono che fai di testa tua, che non obbedisci. E lui risponde punto per punto, tanto che Blaine dice, mi ero preparato una serie di questioni per chiudermi la bocca, e invece fu lui a chiudere la bocca a me. Perché sì, non solo si riferisce, ma spiegò che lui si comportava secondo quello che pensava il Signore volesse da lui, e che l'obbedienza, lui cercava sempre di essere obbediente, però essendo un uomo all'apostolica, cioè uno esposto continuamente a novità, a cose impreviste, non sempre era facile capire cosa volevano anche i superiori, dice lui, perché a volte io incomincio un'opera col permesso del vescovo, poi cammin facendo il vescovo o l'autorità cambiano idea,
perché qualcuno è andato a riferire in modo sbagliato per distruggere le opere di Dio, perché il Monfort dice che il mondo è pieno di gente che non è occupata nelle opere di Dio e si diverte a fare fallire quello che tu stai incominciando. Quindi arrivano anche i superiori in buona fede, magari arrivano delle false informazioni, delle accuse non vere, e quindi un'opera incominciata ti trovi che a metà ti dicono sospendila, non puoi più andare avanti. E Monfort quando poteva faceva così, però a volte, essendo in un centro di una realizzazione per il bene delle anime, durante una missione lui finiva perché dice: io mi assumo anche la responsabilità di sentirmi criticato perché davanti a Dio in coscienza penso di dover concludere quello che avevo iniziato nell'obbedienza. E si difende così, si difende per modo di dire, ma per dire che tutta la vita di Monfort è stata guidata unicamente dalla visione di Dio, dalla fede. Non trovate nulla che lui abbia fatto né per la ricchezza, per avere interessi economici, né tantomeno per apparire, per fare carriera, per essere qualcuno, per essere applaudito, eccetera. Quindi teniamo presente un po' a forma di introduzione questa visione su Monfort, uomo di fede, per fede. E anche noi, perché la fede è concreta. Parlando invece dei suoi scritti, anche io avevo preso questa espressione che ha usato adesso Padre Alfio, le vie della fede. Le vie della fede secondo Monfort, le vie della fede negli scritti di Monfort. Naturalmente io qui sono sintetico, faccio dei richiami, però vi rimando agli scritti di Monfort che conoscete o che vi invito a conoscere meglio. E noi conoscerete sicuramente bene il Trattato della Vera Rivoluzione e il Segreto di Maria, che sono le opere mariane, diciamo, più famose che sono andate per il mondo intero. Però Monfort va un po' anche illuminato con altri scritti che non è che siano necessari, in fondo nel Trattato e nel Segreto trovate già tutto. Però alcuni aspetti sono meglio esplicitati e quindi ci aiutano, dirò poi quali sono queste vie di fede, vie della fede. Io ne ho trovate cinque, forse ce ne sono altre, ma queste possono essere raggruppate. Io vorrei sviluppare qualcuna questa sera, qualcuna domani, visto che mi hanno dato anche un po' di tempo domani. Ecco, la dottrina spirituale di Monfort. Noi dobbiamo imparare a guardare Monfort come maestro di spiritualità, non soltanto come devoto di Maria. Questa certamente è la sua strada principale, è la via mariana che lui indica, è quella che lui stesso dice è una via facile, breve, perfetta e sicura, non dice nel trattato. Lui stesso chiama la via, possiamo anche dire la scuola. La scuola di Maria. Alla scuola di Maria noi ci mettiamo sulla strada, sulla via di fede. E la scuola di Maria certamente è quella che lui raccomanda di più. Però direi anche che Monfort non è arrivato di colpo a questa via. E ne voglio indicare una che viene in qualche modo prima. È stata un po' preparatoria anche per lui, anche per lui. Ed è la via della sapienza. Io uso questa parola, nei titoli uso delle parole di Monfort, però tutte queste parole poi vanno un po' tradotte nel linguaggio nostro di oggi. Però conserviamo anche il marchio storico, perché Monfort è un autore di 300 anni fa, e 300 anni sono tanti per la diversità di linguaggio e cultura. Dobbiamo anche sapere sfrondare quello che è superato come linguaggio o che è meno comprensibile. Però conserviamo anche queste parole perché ci aiutano ad andare a rintracciare nei suoi scritti questa strada. Ora, direi che ancora prima della via Mariana è la via di Gesù.
la via di Gesù, cioè andare a guardare, contemplare Gesù direttamente. Questo non lo possiamo contestare, anche perché dopo Mofo dirà Maria è un mezzo per andare a Gesù, quindi il centro di tutto è Gesù Cristo, il Cristo centrissimo. E la via della sapienza è questa ricerca che lui, Montfort, ha fatto su di sé perché la sua vita fosse completamente improntata a Gesù Cristo. Sapienza, lo chiamo così, Gesù Cristo, sapienza eterna e incarnata. Siccome questa parola, la sapienza, ritornerà anche dopo, quando voglio parlare anche delle altre vie di Montfort, di via di fede, teniamola presente, teniamola presente. E noi abbiamo l'amore dell'eterna sapienza, che è un'altra operetta di Montfort, e questa anche va conosciuta, l'amore di Gesù, eterna sapienza. Perché il primo innamoramento di Montfort è quello di Gesù, e Maria per arrivare a Gesù ovviamente. E in quest'opera l'amore di Gesù, eterna sapienza, diciamo stare al linguaggio, ma l'amore a Gesù, che lui contempla come il figlio di Dio, venuto nel mondo, incarnato in Maria, che ha sofferto, e ha sofferto e morto in croce, e di cui sottolinea, notando in particolare, la bellezza di Gesù e la dolcezza di Gesù. Lui ripassa il Vangelo di Gesù, Montfort, ripassa il Vangelo per sottolineare le cose che avevano colpito noi di Gesù. Quindi la via della sapienza è contemplare immediatamente Gesù, innamorarsi di Gesù. E quando noi ci chiediamo anche ieri, stamattina, che cos'è la fede? Noi possiamo definirla in tanti modi, a livello scolastico, ma la fede è guardare come Gesù ha fatto e cercare di fare anche noi lo stesso, è tutto là, la persona di Gesù che ci ha insegnato, prima con l'esempio e poi con le parole. Ora, la fede significa prendere Gesù come modello, prendere Gesù come mio criterio di scelta e imparare, certo, dal Vangelo che scelte ha fatto Gesù, non le stesse materialmente, ma con lo stesso spirito con cui lui ha fatto le sue scelte, noi fare le nostre scelte per amore, per servizio, nel perdono, nella giustizia, nella solidarietà. Sono questi valori del Vangelo, che poi sono al 5-6, sono sempre quelli che ritornano, l'amore, la benevolenza, la misericordia, il perdono, la condivisione, la carità, sono sempre quelli. Gesù si è comportato in quel modo. Avere fede significa orientare la nostra vita su Gesù, come ha fatto lui, cercare di fare anche noi. Quindi questa via della sapienza, e lui contempla, Montfort contempla di Gesù appunto tutta la sua esperienza, compresa la croce, la passione, ma anche tutto il resto, come si comportava con le persone, con i peccatori, la dolcezza che aveva, come voleva istruire le persone, cioè questo. E ci fa vedere come tutto nella vita spirituale, Montfort dice, tutto consiste allora nel cercare la sapienza, cercare, conoscere, cercare, amare la sapienza, cioè Gesù, e possedere questa sapienza, conservarla, essere perseveranti. Quindi l'acquisto della sapienza significa renderci conformi a Gesù Cristo, significa assomigliare a Lui, la via della sapienza. Vorrei fare anche un'altra parentesi che l'ho forse detto prima. Per verificare se una via di fede è completa, è autentica, noi ci possiamo sempre riferire al credo, al simbolo della fede, che noi abbiamo il credo che recitiamo alla messa, il credo che quando siamo stati battezzati, per mezzo dei padrini e madrina, ci dicono credi tu in Dio Padre Onnipotente, credi tu in Gesù Cristo, figlio di Gesù, credi tu nello Spirito Santo, credi tu nella Chiesa, che professano sulla battesima, credo. Questo è il pilastro, queste sono le strutture della fede. C'è la Trinità, l'opera del Padre, del Figlio e il Figlio nell'incarnazione, presente Maria, amato da Maria, morto e risorto per noi, e lo Spirito Santo nel quale noi viviamo la nostra vita interiore. E poi la Chiesa vive di camminare nella Chiesa. Altre volte, io ricordo, l'anno scorso avevamo detto l'itinerario di fede proposto da Montfort, che è graduale, progressivo, vi ricordate?
perché Montfort spesso ti indica un metodo, non ti spiega tutti i passi che tu incontrerai di fede nella tua vita, però ti dice: io ti insegno un metodo, tu mettiti in cammino, fai questi primi passi, sono questo, questo e questo. Poi, dice spesso, lo Spirito Santo ti suggerirà, lo Spirito Santo ti condurrà, perché neppure io sono capace di prevedere tutto quello che ti può accadere nella tua vita. Io ti posso indicare una via di fede, ti posso indicare come stare in piedi, come camminare, poi ti dico adesso cammina. E poi c'è lo Spirito Santo, che è l'energia spirituale, è la presenza di Dio in noi, è la forza che noi abbiamo. Lo Spirito Santo si incarica di condurti. Quindi quando noi verifichiamo una via di fede, riferiamoci sempre al credo, che è il simbolo della fede. Il simbolo vuol dire sintesi, riassunto, sintesi, che mette insieme gli elementi fondanti, è un po' come una struttura di un edificio. Questi mesi abbiamo visto alla televisione, quando dopo il terremoto dell'Emilia o l'Aquila, ti fanno vedere le case lesionate. Alcune sono solo screpolate, arrivano gli esperti e dicono: questa si può aggiustare. Perché? Perché nella struttura portante è ancora rimasta buona, anche se non si vede la struttura, però c'è. Gli esperti vanno a vedere se i piastri, il cemento armato, eccetera, ha tenuto oppure no. Non è l'apparenza che conta, non è la facciata che conta, è quello che sta dentro, quella è la struttura. Altri invece dicono: se la struttura ha ceduto, bisogna abbattere la casa, che forse a prima vista sembrava ancora in buon stato. Quindi un po' la struttura di fede, i pilastri sono questi del credo. Noi, per verificare se un cammino di fede è valido, dobbiamo sempre riferirci a questo: se è trinitario, se c'è questo mistero dell'incarnazione al centro, se ci sono gli elementi importanti, se c'è la dimensione ecclesiale, credo, la Chiesa, eccetera. Quindi noi dobbiamo trovare in queste vie di Montfort questi riferimenti. Ora, la via della sapienza ovviamente mette al centro Gesù Cristo, e quindi siamo già sicuri, perché c'è il cristocentrismo. E poi questo Gesù Cristo, Verbo di Dio, Figlio del Padre, che opera, che ha operato, quindi c'è l'opera della Trinità nella storia della salvezza, e c'è il nostro innamorarci di Cristo per fare come Lui, per fare come Lui. La via della sapienza è la prima. La seconda, e quindi la troviamo un po', è descritta non solo nell'Amore eterno e sapienza di Montfort, ma anche nel trattato, se voi ricordate il famosissimo numero 61, che è un numero cristologico, no? Quando appunto Montfort dice: Cristo è il nostro unico maestro, la nostra unica guida, il nostro unico capo, la nostra via, la nostra verità, la nostra vita, non abbiamo il nostro medico che ci cura. Cioè, in sintesi, perché Montfort in quel momento voleva sottolineare la via mariana, però non dimentica che il centro è Cristo e che là dobbiamo arrivare. Quindi lo troviamo lì, lo troviamo nel segreto di Maria. La seconda via è quella mariana, ho detto, no? La via di Maria, e questa è più conosciuta. Stamattina padre Luciano, nel sottolineare la fede di Maria, ci ha anche fatto vedere come appunto alla scuola di Maria noi maturiamo nella fede, come facendo, modellando la nostra fede sulla sua, noi cresciamo, noi progrediamo. E proprio la scuola di Maria, l'espressione che ha usato Giovanni Paolo II quando è andato a Fatima e ha beatificato i due dirigenti di Fatima, che erano due ragazzi, no? Alla fine del discorso si rivolse il Papa ai genitori, no, ai bambini, e disse proprio così: voi bambini, chiedete ai vostri genitori di iscrivervi alla scuola di Maria, perché alla sua scuola si fa più progresso in poco tempo che non in altre vie. La via mariana. E Montfort dice spesso questo, no? Quando tu non ci pensi, tu progredisci. Se prendi Maria come modello, se guardi a lei come guida. E tutto il trattato è una spiegazione del perché noi siamo invitati a scegliere la strada di Maria, la via mariana. E qui non sto a riassumere, ma basta il primo numero del trattato, che è il fondamento teologico, e per mezzo di Maria Gesù Cristo è venuto a noi.
Quindi è per mezzo di Maria che noi dobbiamo ritornare, andare a Gesù Cristo. Questo, vedete, andare a Gesù Cristo, il cristocentrismo subito, subito. E poi ancora la prima parte del trattato, già è stato detto, è trinitario, perché Monforte scrive cosa ha fatto il Padre nell'incarnazione, chiede il consenso a Maria per mezzo dell'angelo. Cosa ha fatto il Verbo, il Figlio che si incarna in Maria, si fa uomo e vive tutta la vita umana, nella condizione umana. Cosa ha fatto lo Spirito Santo che ha prodotto questo Verbo incarnato in Maria e Maria, l'uomo di Maria, che in quel momento rappresenta l'umanità tutta, rappresenta in questo ponte tra Dio e il mondo. Da una parte c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dall'altra c'è Maria che si assume la responsabilità di rispondere a Dio a nome anche di tutti coloro che verranno dopo e che vorranno essere discepoli di Cristo dopo, quindi a nome nostro. E da qui Monforte, sapete come lui sa anche trarre delle conclusioni anche per la vita cristiana, intesa come vita battesimale, che questo è già stato detto, non è per caso. Perché questa incarnazione continua nel tempo della Chiesa e quindi anche Maria, che ha avuto un ruolo nel momento dell'incarnazione, continua anche ad avere un ruolo nel tempo della Chiesa. E poi le altre dimensioni che verranno. Quindi la via di Maria è quella che Monfort presenta in un modo più diffuso. Noi quindi la troviamo, lo sapete, nel trattato, nel segreto di Maria, che è un po' riassunto, che è un po' riassunto del trattato, ma anche dell'amore per la sapienza. Alla fine sapete che quando Monfort dice la via della sapienza, Gesù Cristo, conoscere e amare Gesù Cristo, imitarlo, quali sono i mezzi per ottenere la sapienza? E ne indica quattro. L'ultimo è la Via Mariana. Quella più importante, dice lui, quella che voglio raccomandare in modo speciale, è la Via Mariana. Le altre tre sono il desiderio ardente, la preghiera continua e la mortificazione universale. Che come questo è con il linguaggio di Monfort, però noi possiamo tradurre il desiderio è la decisione di voler vivere di fede. È il primo passo. E se non hai il desiderio non ti metti neppure in cammino. Se io non desidero andare in pellegrinaggio, fare una gita, no, non mi muovo. Il desiderio è la prima molla che abbiamo. E non a caso viene detto che il desiderio è il dono dello Spirito Santo. Però lo Spirito Santo dà a tutti questa voglia, questo desiderio, se però noi non lo blocchiamo. Ma il desiderio è la prima molla che fa scattare il dire voglio intraprendere questo cammino di fede. La preghiera continua è la dimensione che abbiamo continuamente, l'ambiente spirituale che noi ci dobbiamo ritagliare. Io dico spesso alle persone che vogliono incominciare un cammino spirituale e che dicono: non ho tempo, la mia vita è piena, io comincio a ritagliarti 5 minuti per te, comincio a ritagliarti 10 minuti per te. È un tuo dovere, ma è soprattutto un tuo diritto. E devi avere lo spazio per sapere chi sei, tu devi prenderti lo spazio. Ed il primo passo. Ora, questa che è preghiera, perché la preghiera non è solo quando recitiamo, la preghiera è quando noi abbiamo un momento per noi nel Signore, chiaramente nella dimensione spirituale di Dio, può essere anche un silenzio, può essere anche un ascolto, può essere anche una sospensione di tutte le attività che ci ubriacano. Momento per momento, è preghiera. E quando tu riesci a trasformare la tua vita in una preghiera continua, non vuol dire che tu stai tutto il giorno a recitare le preghiere, ma vuol dire che hai trasformato anche il tuo lavoro, tutto quello che fai, in un atteggiamento di comunicazione con Dio, quindi la preghiera continua. E anche la mortificazione universale, mortificazione viene la morte, richiama la croce. E vi do che una delle vie è la via della croce, la lascio per ultima, ma è già uscita in questi giorni, no? La via della croce. Ora, la mortificazione significa questo: sapere che tu devi essere capace di vivere la fede anche nella sofferenza, anche nel dolore. Ne riparleremo. Comunque, per dire che già alla fine della morte della sapienza, Montfort indica anche la via mariana.
E la terza, che poi mi voglio fermare questa sera, la terza via chiamiamola la via del battesimo, perché Montfort parla del battesimo, però tradotta potremmo anche dirla la via della Chiesa, la via ecclesiale. Perché? Perché lui, Montfort, numero 120 del trattato, dice: la devozione che io voglio proporre è la consacrazione a Gesù Cristo per le Madri di Maria. Che si può anche dire è una rinnovazione delle promesse battesimali. E poi un po' spiega perché questo collegamento col battesimo. Un po' l'ho detto, siccome Maria ha avuto a che fare con l'incarnazione, con la venuta prima di Cristo, Maria ha a che fare anche con la Chiesa. E chi è la Chiesa per me? E quando io accetto di essere battezzato, quando io vengo battezzato, incomincio una vita ecclesiale. E quindi con il battesimo, che è un inizio, dobbiamo intendere anche gli altri sacramenti, cioè la vita nei sacramenti, la vita ecclesiale spirituale. Qui non parlo ancora di vita ecclesiale nell'organizzazione del consiglio pastorale, diocesano, parrocchiale, arriverà anche quello se vogliamo come impegno particolare, ma parlo come vita ecclesiale, la vita sacramentale, la grazia che noi riceviamo attraverso i sacramenti. Non a caso nel trattato, il trattato finisce con un approfondimento della Eucaristia, come vivere questa dimensione spirituale nell'Eucaristia, perché il Concilio ci dice che l'Eucaristia è il vertice, è il culmine della vita di preghiera, della vita liturgica dei sacramenti. Quindi con il battesimo intendiamo tutta la dimensione ecclesiale, vivere la vita, e quindi questa spiritualità non forte con la gente del suo tempo, col popolo a cui lui predicava le missioni. E poi è finito anche negli scritti questo insegnamento, voleva portare a questa rinnovazione del battesimo. Voi sapete come lui organizzava anche durante le missioni una rinnovazione delle promesse battesimali, anche come liturgia. Faceva passare tutti in processione, si entrava in chiesa con il Vangelo davanti, poi si passava al battistero e là ognuno rinnovava la sua professione di fede battesimale, poi si andava all'altare, all'altare della Madonna, eccetera. C'era tutta una celebrazione che lui aveva un po' inventato per lasciare impresso alle persone che avevano praticato, avevano vissuto la missione, che questo aggancio col battesimo era importante. E che bisognava riprendere a vivere le promesse battesimali. Ora, la via del battesimo si intende questo, la via della Chiesa. La Chiesa ti accompagna nella tua vita di fede, e se tu ti abbandoni alla vita della Chiesa, come la Chiesa te lo propone, cioè i sacramenti, tu cammini nella fede. È una via sicura, è una via anche questa. Autorizzata, cioè una via certa di fede, la scuola della Chiesa. Quindi via della Chiesa, via del battesimo alla scuola della Chiesa, che poi anche si intende tutta la vita ecclesiale, l'ascolto della parola anche, per esempio. Ecco, la parola di Dio, noi oggi sviluppiamo la lezione divina, perché abbiamo una sensibilità sulla Bibbia molto maggiore di quello che aveva la gente di 300 anni fa, al tempo di Montfort. Però, per esempio, ancora nell'Amore della Sapienza c'è un capitolo dove vengono riportate tutte le frasi principali del Vangelo, tutti gli oracoli della Sapienza, così li chiama, gli oracoli della Sapienza. Per dire che il riferimento esplicito alla parola di Dio fa parte della, deve far parte del tuo cammino spirituale. Quindi ecco questo per dire che bisogna allargare un po' anche le conoscenze dei testi. Certo, il trattato e il segreto lo si conosce di più. Dirò domani anche sull'apostolato, la preghiera infocata, per esempio. La preghiera infocata non è solo una preghiera questa che viene stampata a volte in un piccolo libricino. Io faccio pubblicità per i contenuti, non per il prezzo, ma per i contenuti che mi dispiace non dirlo. La preghiera infocata, questo libricino qui, che poi non è tanto letta, ma non è solo una preghiera, è un piccolo trattato sull'apostolato, sulla missione. È un po' lo stile del Medioevo. Nel Medioevo i professori di università, gli abati, i maestri di teologia, non erano solo insegnanti a scuola, erano
Facevano anche delle preghiere teologiche. Sant'Anselmo, per esempio, è un classico in questo. Voi trovate di Sant'Anselmo, che è del 1100, dei trattati di teologia. Alcuni sono proprio in forma scolastica, ragionamento, no, dell'incarnazione, esistenza di Dio, eccetera. Poi c'è le orazioni, che erano lo stesso contenuto dottrinale, però in forma di preghiera. Lunghe preghiere, che non sono più preghiere come intendiamo noi oggi, ma sono un trattato dottrinale sotto forma di preghiera. E la preghiera infocata è esattamente uno di questi. Cioè dobbiamo leggerlo in questa ottica, come un trattato, come c'è il trattato della vera devozione, che poi non è il sottotitolo, ma possiamo usare il trattato della vera devozione, c'è il trattato dell'amore di Gesù Cristo, sapienza incarnata. Questo è un trattatello. Un trattato sull'apostolato, ne voglio parlare meglio domani, però devo dire che la conoscenza degli scritti di Montfort va un pochino allargata quando abbiamo la bussola, quando abbiamo una guida per sapere come leggere le cose, come intenderle. Ecco, allora per quest'oggi vi chiedo di tenere presente intanto Montfort, la sua uomo di fede, le sue scelte di vita, concretamente, e possiamo anche chiederci. Allora, le mie scelte di fede, quali sono state, quali sono e quali possono essere per il futuro? Che uomo o donna di fede io sono? Per fede, anche noi dobbiamo fare le nostre scelte. Secondo aspetto, Montfort come maestro spirituale, di tutta per la fede in fondo, perché è già stato detto che ieri il padre Angelo, quando dice che la vera devozione è, in fondo è la fede, Montfort vuole insegnarci a camminare nella fede. Le altre sono tutte Maria, la croce, l'apostolato, il battesimo, sono mezzi, sono vie per vivere la fede. In fondo si tratta solo di questo. Quindi Montfort come maestro di fede, maestro di una spiritualità evangelica completa. E intanto teniamo presente di queste cinque vie, la via della sapienza che ho detto, cioè la contemplazione più diretta di Gesù e degli scritti dove andavo a trovare, gli scritti di Montfort, la via di Maria, la via mariana, e Montfort, soprattutto il trattato e il segreto, e la via del battesimo, cioè la via della Chiesa, alla scuola della Chiesa. Il resto continuerà domani.